Carissimi, nuovamente insieme, insieme a Gesù e alle sue parole. Nel suo tempo lui viveva in mezzo a noi e adesso continua a vivere in noi attraverso la sua parola. Gesù risponde ai suoi discepoli dicendo: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Sempre nel Vangelo di Luca, dopo aver detto questo, al verso 22, il capitolo 8, dice: un giorno Gesù appunto salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E presero il largo e mentre navigavano Gesù si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo. E i discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, noi periamo. Ma egli, svegliatosi, sgridò il vento e i flutti, che si calmarono e si fece grande bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'un l'altro: chi è mai costui che comanda anche ai venti e l'acqua gli obbediscono? E arrivarono al paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea, e come sbarcarono, venne contro a loro un uomo della città, che era appunto posseduto da demoni. Ci fermiamo qua in questa lettura. Gesù, che insieme ai suoi discepoli dice: passiamo all'altra riva, andiamo dall'altra parte, andiamo oltre quello che abbiamo sempre vissuto. Entrando nel paese dei Gadareni troverà quest'uomo indemoniato, conosciamo la storia, sappiamo come Gesù lo ha liberato, ma Gesù prende insieme a sé i suoi discepoli e dice: andiamo oltre, è tempo di vincere le nostre abitudini, di uscire dal nostro comfort ed entrare in una zona che può essere più complicata, dove le cose possono funzionare in modo diverso, dove non ti aspetti una tempesta, dove sì, siamo obbedienti a Gesù, ma le tempeste arrivano lo stesso. E allora che fare? E di nuovo Gesù che, per quasi dire, ci sgrida e ci dice: uomini di poca fede, non ho detto andiamo ad annegarci, ma ho detto andiamo dall'altra parte. E quindi a volte il Signore vuole portarci a un passo più avanti, vuole insegnarci qualcosa di cui abbiamo bisogno, vuol farci crescere. E quindi questo andare all'altra riva, continuare nella nostra vita insieme a Gesù, ci porterà a fare un passo di non solo di fede, di fedeltà, ma anche di crescita per ognuno di noi. La volta scorsa ragionavamo sul fatto di Paolo, che insegna ai fratelli: rallegratevi continuamente, rallegratevi, e lo diceva appunto dalla sua posizione di prigioniero. E sempre nella stessa lettera ai Filippesi diceva: ho imparato a essere contento nello stato in cui mi trovo, so vivere in povertà e anche nell'abbondanza, e in tutto per tutto ho imparato a essere sazio, ad aver fame, ad essere nell'abbondanza o nell'indigenza, e io posso ogni cosa in Gesù che mi dà la forza, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E che ci sta insegnando Paolo? Ci sta proprio insegnando questo, che è possibile imparare a essere contenti sempre e comunque nelle circostanze che viviamo. Vincere il male col bene non è così semplice. Gesù porta i suoi discepoli di là dal mare, dal lago di Tiberiadi, li porta
in un posto dove ci sono persone con problemi e gli farà vedere come si possono aiutare. E nella nostra vita, se vogliamo crescere, dobbiamo pure affrontare le difficoltà. E Paolo diceva appunto: io ho imparato, e per imparare è sempre una disciplina, è sempre qualcosa che in qualche modo ci costa, che in qualche modo ci graffia e ci obbliga a ripensare la nostra vita. Ho imparato a essere contento sempre. E possa la parola di Dio guidarci insieme. Nella nostra barca c'è Gesù e impariamo a fidarci di Lui. Impariamo a essere contenti in ogni situazione, vincendo appunto il male col bene, affrontando le difficoltà, ma sapendo che nella nostra barca c'è Gesù e Lui ha il potere di chiamare all'obbedienza anche le situazioni più avverse. Impariamo a fidarci di Lui e a vivere insieme a Lui la nostra vita di ogni giorno. Il Signore ci benedica e ci dia la forza appunto per essere semplicemente quelli che obbediscono alla Sua parola. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Un abbraccio da tutti, a tutti, da Giacomo.